Siamo qui con i responsabili di un evento, nell'evento dell'evento, che è Naonian Retro Gaming Society. Buongiorno a tutti, io sono Marco Parenzan, chi come me oramai ha 30-40 anni, però è legato ai computer e ai giochi che andavano in voga negli anni 80. Quindi parliamo di, sia di console, come un po' la vostra grafica, però anche videogiochi a gettone o a moneta da bar. Allora, il mondo retro gaming è molto 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 ampio, perché tocca tantissimi temi, gli arcade, le console, i vecchi videogiochi, adesso c'è anche il tema dell'emulazione. Noi facciamo retro gaming in piazza. Dove? Radio Amatore Pordenone, il 22 e 23 aprile alla Fiera di Pordenone. Io e Michele Barbisin ci siamo incontrati, come succede adesso, su Facebook. Abbastanza per caso. Siamo entrambi iscritti a diversi gruppi dove si parla di retro gaming, di collezionismo, mercatini di scambio. Eh sì, anche perché i giochi di una volta non è che si gioca in rete come adesso. O ti incontri, o difficilmente a Mario Bros, a monete, puoi giocare, no, in rete, credo, al di là dell'emulazione. Ma cioè uno viene qui e videogioca con i giochi vecchi presenti dal vero durante la manifestazione. E allora l'idea era quella di dire: ci deve essere qualcosa che un attimino in cui ci si possa trovare con regolarità qua a Pordenone. Beh, è una cosa interessante, perché da anni Radio Amatore ha al suo interno anche tutta un'area, un padiglione di videogiochi. Facciamo degli esempi che magari qualcuno da casa può conoscere. Uno viene qui e voi vi siete organizzati con quali giochi? Tra i retro giocatori o tra anche i retro collezionisti, perché Michele è soprattutto anche un retro collezionista. Noi l'anno scorso qui nella nostra sezione Apple c'era un ragazzo che ha portato un Apple 2 e all'interno aveva questi flopponi, aveva Prince of Persia forse, quindi questo ampliamento con il vostro spazio ben organizzato secondo me è un portento. Io sono un retro appassionato, poco collezionista, il mio Commodore 64. Invece Michele è uno delle è uno di quelli, è uno sì, lui di... ha detto che a lui piace giocare, esatto. Più dal punto di vista storico. Esatto, poi la cosa bella di persone come Michele è che diventa quasi un mestiere, nel senso che loro sono i portatori della storia enorme, perché ogni singolo retro computer o retro console ha una sua storia, certo, che è enorme. Diciamo che qui partiamo dall'esperienza di Michele, che è quella di focalizzarsi sulle console, specificatamente quindi quelle a partire dagli anni 80 sostanzialmente, e i cabinet arcade, cioè i vecchi giochi da bar con le monetine. Passiamo a te partiamo dalle cose semplicissime. Un paio di esempi di videogiochi che potremmo utilizzare nel vostro stand, chiamiamolo spazio. Ma sicuramente ci sarà una rotazione, perché quelli che vogliamo portare sono tantissimi. Vari Mario, Zelda, Bubble Bubble, grandi classici ci saranno. Poi anche qualche gioco di nicchia. Raccontami questa idea che vi è venuta di venire proprio in fiera a Pordenone. Niente, parlandone con lui ci siamo chiesti come fare a trovare più persone interessate a questa cosa. E dovremmo avere una decina di console libero utilizzo, insomma, e due o tre cabinate. Vorremmo anche fare dei tornei, ad esempio. Venite a capire noi cosa facevamo da giovani. Secondo me anche i giovani adesso stanno riapprezzando. Molto bene, mi secondo piace. Secondo me se si convincono i bambini a provare, questi giochi sono molto immediati, quindi non c'è troppo da pensarci su, cioè prendi in mano il controller. Naonian Retro Gaming Society, ma se uno vuole informazioni dove le trova? Il gruppo su Facebook, sì, che è appena nato, trovate il link sul sito, certo, della fiera, certo, ed è qualcosa che costruiremo cammin facendo. Quindi andate sul gruppo Naonian Retro Gaming, prova a girare, magari si legge, fai lo zoom. Dai, che dire, ci sfidiamo il 22-23 aprile alla Fiera di Pordenone. Grazie a tutti.